tre giornate di Magic e qui ora è la finale. Da una parte Cibac, che ha guadagnato qualche lettera in più al Sonic Name, e a sinistra Tocchi con Deathblade. È una sfida di giocatori che hanno voglia di giocare. È una sfida vintage. Il vintage esiste da tanti tanti anni. Ho qui con me uno che ci tiene tanto al vintage, Lucio's Will. Lucio's Will, mamma mia, from tipo 1.it. Ma Lucio's Will, Will, cosa Will deriva, dal modern? No, Will era, qualcuno diceva, no, era la Yagmoth, della vita che toppeccavi. Allora, c'è un messaggio da parte, di Cibac per... Ovviamente sta beccando la telecamera quella sbagliata. Più basso, più basso. Ok, eccolo qua. Gigio Pier Andrea Boia. Con è un cuore, quanto sembra. Beh, insomma, è un ragazzo romantico. Sono momenti, anche un messaggio di Tocchi. Viva il pollice. Viva il pollice. Sì, questo è un altro messaggio ben comprensibile. Molto chiaro. Bei momenti. Bei momenti d'amore. Ragazzi, la testata di Zidane era un momento più romantico. Sì, davvero. sì. Allora, comunque, diamo qualche notizia ancora su questo match, Roberto. Allora, come lo vedi? Io vedo favorito Cibac, perché quel Tezcast è un Trita Sassi e il Contaminant Priest è forte solo contro Tinker in questo caso, in questo matchup, e non so come riuscirà in questo caso Tocchi a cavarsela, perché per esempio la Stoneforge non fa niente in un mazzo del genere. Alcune spell hanno un'utilità risibile, soprattutto è un mazzo che gioca più bombe magari di hot, più vantaggio carte, ma il mazzo con 6 Tezzeret è quello lì? No, è un mazzo che gioca Scheglia Pensiero, che si riesce a giocare pannandola anche spesso un blu, con tanti artefatti, e chiude spessissimo di Cave Volt, e poi si utilizza anche Tinker Blysteel. E alcuni Tezzeret. Mazzo fortissimo, non so come siamo messi a livello di rimozioni. La cosa che soffre è che non ha tante rimozioni, la carta che gli dà più fastidio è il Notion Thief, proprio essere chiari, perché Notion Thief ti blocca il motore di pesca, e questo mazzo pesca davvero molto. Ha tre cappe e ha due chiavi, quindi tante volte può anche scombare con due. Che tra l'altro ricordiamo che il mazzo che ai tempi praticamente ha portato alla limitazione di set di conoscenza, perché 4 Totcast più 4 set di conoscenza era esagerato. Davano a questo mazzo un motore di pesca veramente inarrestabile. Io mi ricordo quando giocavo. Allora, vediamo subito però le mani, ragazzi. Concentrati. Mi mettevo forza, le mani ai capelli. Intanto partirà probabilmente Tocchi, ragazzi. È una bella io mano, lo devo dire. Una bella mano. Bella mano. Vediamo quella di Cibac. Forse manca qualcosa nella mano di Tocchi. E infatti, forse sta mollegando. Malliga. Invece, Cibac ha una mano con Sede del Sinodo, Brainstorm, Tolaria che è molto forte con la Sede del Sinodo, perché dà già un blu. Poi vedo, mi sembra, un demoniaco, un anello solare che è fortissimo. Attenzione al Sol Ring, molto forte. Ricordo che è una bella mano. In vintage l'anello solare è una carta pazzesca. Mi ricordo che addirittura Besso si lamentava quando giocava contro controllo, non degli ancestral subiti, ma di quando gli partivano Terra Sol Ring, perché uscivano da tutti i suoi days. Sì, è verissimo. Ma anche io mi ricordo che era l'incubo di me giocatore, anche perché tante volte avevamo il Gorilla Sciamano per i Mox. Esatto, invece l'anello solare restava lì che dovevi arrivare a 3 mana ed era veramente un palinculo clamoroso. Anche il calice, tu facevi, che ne so, Terra, calice a zero, Gorilla Sciamano, altro Terra Sol Ring e tanti saluti. E tu rovinavi così. Un po' come l'emozione di fare Terrago su Wasta e beccarsi la strip nei denti. Quello subito succede sempre. Quello sempre è bellissimo. Quella è matematica, ragazzi. Quella è proprio matematica. Quante volte l'abbiamo anche fatto. Intanto parte piazzando subito un Mox e Anello. Non so perché ha giocato subito la Tolaria. Io Tolaria è l'ultima che gioco, soprattutto con l'altra, con le Western, ma ormai è in delirio di onnipotenza il nostro Cibac. Sì, qua forse si è fatto prendere un po' la mano, perché in effetti beccarsi una Waste su quella Tolaria non vuol dire essere rovinati, ma comunque è un danno abbastanza grosso, perché ci potrebbe servire per castare Tezzeret, per castare... Ah, forse ho capito perché ha fatto così, ragazzi, perché c'è mano Ancestral e Flusterstorm. Che mano. Attenzione, Ancestral e Flusterstorm. Mano veramente forte. Potrebbe addirittura tirare subito Ancestral con la quasi certezza matematica di risolverlo al turno 1. Certo, sembra una partita di Legacy per questa K sempre in gioco, che fa vedere. Eccolo lì la Wasta però sul Tolaria. Ecco, qua vedete il gesto che ha fatto Cibac.
Fa capire in realtà come adesso il metagame un pochino di questo vintage. C'erano pochi western rispetto al solito. E quindi Cibac per me ha giocato con la Tolaria proprio perché non se l'aspettava. Ma abbiamo altre lande. Quindi... ha un'altra landa. E tira subito l'ancestra. Ha prima aggiunto il mana per poterlo anche proteggere con il Flusterstorm. Perché abbiamo buttato la... infatti gli viene indicato di metterlo in cima. E quindi... anche Drain. Ai. Perché tra l'altro... adesso abbiamo 5 mana in pool. Ha 5 mana nella prossima fase. Tocchi ha fatto il famoso gesto del dire... ma allora sono fattacci miei, cioè posso far poco. E quindi... 5 mana abbiamo un Jace. 5 mana, un Jace in mano. Mamma mia. Come stiamo messi a mana blu però... che dolore. Mi sembra che ha solo un mana blu questo giro. Solo un mana blu. Cibac utilizza il mana, giustamente. Subito mana volt. Mana volt giustezza. Fare per forza. Perché la K, la facciamo. Guarda subito, cerca il Mox Blu oppure la Mox Opal, che è molto molto forte, la Mox Opal. Ah, perché gioca anche Mox Opal, due sì. Per? E dipende da lista a lista, alcuni giocano due Mox Opal, alcuni giocano una Mox Opal e un Petalo. Sì, ricordiamo che oltre ad essere una carta principe del Modern, è anche una carta Mox Opal che in Vintage praticamente riattiva da subito sempre. Sì, è uno spoiler. È proprio più uno forte, spoiler, sì. Più forte ancora. Io non abbiamo l'altro? No, ce l'ha. Sta pensando probabilmente perché teme una wasteland un po' prematura. Qui Cibac c'ha fretta di schiacciare l'acceleratore. Ci sta anche, perché se dovesse trovare la chiave potrebbe davvero iniziare a fare disastri. Sì, perché potrebbe innescare il motore di pesca del mazzo, che è chiave più K, in pratica tappando un mana e pescando di K peschiamo due carte e lasciamo la carta in cima, quindi ogni turno peschiamo una carta addizionale. Abbiamo, ah madonna, abbiamo anche Duckfeyre. Anche Duckfeyre. Qua la situazione non prossimo so cosa prossimo turno arriva Jace secondo me. Non so cosa l'altro però insomma. È Stoneforge, sembra un Legacy contro un Vintage. Sì veramente, la differenza di velocità qua è imbarazzante, però vediamo cosa ci propone Tocchi, perché non è detto che non possa colmare il gap. Ho visto prima una giocata fantastica nella top 8 in cui praticamente Tocchi ha vinto grazie a un ruling per cui l'altro gli ha rubato il Butterskull di Duckfeyre, però la pedina rimane sempre sotto il controllo del giocatore che ha giocato al Butterskull e quindi ha potuto attaccare per gli ultimi 7 danni e ha vinto così. Comunque facciamo un saluto particolare agli amici che ci stanno seguendo dal Darkside, che è un negozio di Roma nel quale Cibac sta facendo molto bene, insomma. In cui lavora, se non sbaglio, insomma. Se non lo sei tu. C'è Luigi che dovrebbe starci a seguire e gli altri ragazzi che ha salutato poco fa, insomma, quindi li volevo salutare. È entrato Jace? Sì. Brainstorm, perché dice Scott. Fallo anche tu il tuo battle, ascoltando ho già la risposta, cioè repeal. Un bello repeal da 6 mana per rimbalzare il Butterskull e tanti saluti. Può persino permetterselo, oppure anche di rimbalzare il germe, insomma. Quello può rimbalzare il germe, pescarci. Io il germe l'ho fatto, perché tanto dopo lo rallenti abbastanza. Sì, anche perché altrimenti puoi ricastare il Butterskull di mistica, quindi no, meglio il germe. Adesso non se ne esce. Ragazzi, questo mazzo è veramente una bomba. Sì, non se ne esce proprio, anche perché se non sbaglio il povero Tocchi anche in mana screw. Sì. L'altro? Ha due mana. In realtà questo mazzo sembra che il suo mazzo è debole, ma è l'altro che è overpower. In questo momento diciamo che l'avversario scambia. Di Tocchi sta dicendo: senti, tu gioca pure Legacy, che io gioco tipo uno scambia. E le bombe ci sono e le gioco per tutte una dopo l'altra. Scambia. Eccolo qua, va vampirico. Qui vediamo cosa potrebbe prendere. Forse la migliore è Walk. Lo dico già in anticipo, perché Walk con Jace sono tanti guai. Direi che è un grosso problema. O prendere il Tezzeret per tutorare il Time Vault. Oppure anche Tezzeret non è male, insomma, prendere qualcosa di decisivo. Ci sono tante carte che sono fortissime. Chi sarebbe adesso Nutella Kid? Vogliamo sapere. Nutella Kid, possiamo dirlo, è il soprannome di Tocchi. Voglio dire, non... Ma Ciccio Davide è Ciccio? Ciccio Davide. Ciccio Davide e Ciccio, penso proprio di sì. Oh, un emulo, ma Ciccio, direi che dai punti esclamativi potrebbe essere Ciccio, te lo salutiamo. Bella Ciccio. Io non lo sento, non lo senti tu che non stai seduto lì. Chiedi che è così. Chiediglielo. E quindi niente. La forza brutta di questo mazzo direi che in questo momento è evidente. Sì, non so come Tocchi possa uscire sinceramente. No, beh, questo giro è assolutamente compromesso. Vabbè, Jace, ragazzi, abbiamo una differenza di permanenti in gioco che è mostruosa. Poi c'è anche quel repeal, ragazzi, che con Butterskull farà un time walk, ma anche peggio, cioè. Ma molto bello. Sta tutorato alla fine di vampirico. Adesso lo scopriamo. Potrebbe anche aver preso Tezzeret. Tezzeret è quello lì. Non è sbagliato, perché non è Tezzeret sbagliato.
perché ci fa da ulteriore tutore. Io farei brainstorm, utilizzo l'abilità del Tezzeret, quindi shuffle le due peggiori, repeal sul tuo battle, potrebbe essere. E vediamo cosa mi racconti. Anche perché, ecco, allora lui vuole proprio togliergli tutto. Vuole avere solo lui permanente in gioco. Rimbalza la mistica, gli dice: prendi pure un altro equipment quando lo rigiocherai, ma non mi interessa. Tanto io nel frattempo affollo il board di tutto e poi vediamo. Faccio cosa un bel tezzere. Poi ci saluta un ciccio nazionale. Ciccio nazionale. Dimostraci che sei ciccio mettendo una foto di Tocchi nudo. Io già ho una foto di Tocchi, ce l'ho. No, mi prego. No. Maggio, cioè la foto dove c'è scritto maggio. Sulla parola, ciccio, non ti preoccupare, comunque. Grazie per aver paccato, ricordiamo la notevole abilità di Ciccio è paccare i tornei. No, Ciccio. Ma quando c'è fa la differenza, come Panino Ciccio, quando c'è la festa cambierà così a così. È entrato in Timebolt in gioco? Aia. È entrato in Timebolt. Un bel maghetto. Grande mossa, qua grande mossa perché col maghetto, qua sta giocando bene Tocchi, però si becca la potenza. Vabbè, del Tezcast, no, esagerato, pesca troppo quel mazzo. Questo sembra il Tezcast proprio dei bei tempi che diceva fortissimo. Io finita, faccio Gigi. La mia finita, sì. Finita perché non ha niente, fa di concedere. Concede. Adesso quindi vediamo velocemente per al Andrea Cibac che cazzo butti giù, che che insomma diciamo allora quale gioca? Gioca il The Seeker, l'altro non va bene perché non è performante con la strategia del mazzo. Io avevo giocato anche la versione del mazzo con i 6 Tezzeret che ci sono, perché ricordiamo c'è anche l'agente di Bolas che fa una pescata sulle prime 5 carte, sì. Un artefatto alla nostra scelta. Però dunque sbaglio. Vediamo una cosa anche ragazzi, un qualcosina di un pochettino più tecnico, visto Roberto tu è stato uno di quelli che ha contribuito in qualche modo alla definizione anche di questo mazzo, e voglio chiederti in questo momento Cibac contro Deathblade che cosa sa, cosa mette e che cosa toglie. Allora metterà sicuramente le Red Elemental Blast, perché quando c'è blu entrano le Red Elemental Blast, è anche una risposta a Notion Thief che è il problema del mazzo, e poi mette il Pyroclasm perché ovviamente ci sono delle creature, quando c'è sono le creature il Pyroclasm, il Vintage e le Monoper sono molto più forti perché danno senso a carte come Demoniaco, chiaro, Vampirico, e avere delle carte in più mentre Lucio, anche se è una lista che probabilmente non gioca Mistico, quindi comunque non gioca Mistico, bravo, no, non gioca è un virtuale 3 terra, sì, un virtuale. Diciamo che invece Lucio, scusami se ti interrompo, tu invece dalla parte di Tocchi Che cosa toglieresti e che cosa metteresti, se conosci un minimo la sua lista? Allora, io penso che Tocchi toglierà sicuramente alcune spighe, alcuni removal per le creature, perché sicuramente non sono molto utili, anche se potrebbe aspettarsi delle salate di creature, ma non penso che... Quindi tu toglieresti un paio di spighe? Io toglierei delle spighe e poi forse potrebbe animare qualche creatura... Non Snapcaster Mage, perché comunque lo vogliamo per rifare i counter... Non, forse potrebbe limare qualche mistica, cosa sì, dici, sì, la mistica sì, perché la mistica è una carta fortissima in Legacy, ma qua in Vintage non gliene frega niente a quel mazzo se guadagni 4 vite, è un 4-4 per lui, punto. Tanto non vince mai gli attacchi perché ha mono Snapcaster nel mazzo, potrebbe anche averlo sedato out, io l'avrei sedato out per esempio, anzi no, potrebbe tenerlo, tanto è uno per tenerlo. Diciamo che dalla parte di Cibac io direi che potrebbe mettere in pratica il game plan del mazzo che ha il coltello a parte del manico, nel senso io sono il mazzo con le bombe, sì, sideo poco, sideo sì, le sì, carte sì, specifiche. Esatto, togli i Tezzer. Non mi indebolisco la mia strategia e vabbè, vado per tante, la mia strada. Ha tante chiusure, tante opzioni, quindi è chiaro che l'altro cosa dovrò fare? Dovrò cercare di mettere un po' di pressione dall'inizio, cercando però anche di essere molto molto coperto, sì, cosa però, che contro questo tipo di mazzo secondo me alla lunga è difficilissimo, è molto, molto, difficile. Molto difficile, soprattutto perché gioca le carte che mettono in crisi non solo il controllo ma anche un po' gli aggro contro, cioè peschini a costo basso che fanno vantaggio e purtroppo il mazzo di Tocchi, c'è da dire che a meno che proprio il Tezcast non decida di morire da solo, praticamente non ha pali e questo è il problema fondamentale. Non so se possa dare dei pit in needle o qualcosa comunque che blocchi la combo. L'unica cosa diciamo molto interessante che può fare il mazzo di Tocchi è che comunque gioca 3 o 4 a Blue Decay, e a Blue Decay vuol dire se tu stai per scombare con Time Vault più chiave, comunque io ho una carta che se ho due mana open, per quanti counter tu possa avere,
non potrai farci niente, io te lo distruggerò. Allora, vediamo la mano di la Tocchi, carta più forte che possi dare comunque è Stony Silence. Vediamo, commentiamo la mano di Tocchi per cortesia. Mox bianca, vediamo benissimo la mox bianca. Vedo uno Snapcaster. Un Notion Thief. Questo potrebbe fare la differenza perché il Notion Thief gli blocca il motore di pesca. Questo mazzo senza motore di pesca, tra l'altro il Notion Thief non solo lo blocca, ma ci bacca una mano quasi irreale comunque. Io vedo Shiba con tante mox, ragazzi. Questo mazzo quando fa così tante mox. Mox nera vampirico, per me è una blocco. Vampirico di primo. Così. No. Attenzione, abbiamo due forze picciabili. Abbiamo due forze picciabili. Ha tenuto la mano un po' al limite, Cibac. Sì, un po' rischiosa. Non abbiamo lande addirittura, mi sembra. O forse non abbiamo lande. Cibac ogni tanto. Attenzione. Ogni tanto lo fa, eh. Ogni tanto lo fa. E... tra l'altro contro un mazzo che gioca anche 4 Mental Misstep. Allora, dunque, riepiloghiamo. Riepiloghiamo vampirico, Misstep, forza. E Tocchi gli ha detto no, ancora no, non andare. Quindi vuol dire che sta cercando di opporre. Con uno Snapcaster, quindi lascia risolvere la force. E dopo gioca lo Snapcaster. Se avesse giocato lo Snapcaster in risposta era un errore gigantesco, non c'era il target che slava la vita. Ha giocato bene. E lo rinforziamo un'altra volta. Ricordiamo che tra l'altro lo Snapcaster permette attenzione di giocare. Boom, bella giocata. Picciando tropicale. Notion Thief, peccato, lo salutiamo qua, ma direi che era necessario. Giusto perché metti Race e l'altro ha perso 5 carte in un colpo solo. Anche tu però tu hai la Race, cosa vuoi di più? Ricordiamo che si sono fatti anche dei danni. È 18 con Snapcaster Mage. Tra l'altro puoi rigiocare il Mental Misstep dal cimitero perché il mana pirexiano non è un costo alternativo, ma è come pagare il mana. Quindi puoi giocare il Mental Misstep con 0 mana. Invece la forza costa 5. Non puoi giocarla. Quindi a questo punto abbiamo consumato entrambi molte risorse perché siamo da una parte con una carta, cioè con due carte. Beh, Brainstorm è un bel top deck. Attenzione perché c'è una Strip Mine da fare. No, non un po', mi sa, perché non è da fare, però probabilmente la terremo buona. Però ci dà un grande appoggio. Sì, io farei Tropical Detrecia, ma bravo, impostare la resa subito. Avete visto, non ha tenuto la Brainstorm. Bravo Tocchi, Cibac in difficoltà. Cibac ha le corde. Si è ficcato la anche se abbiamo un Tinker. Vorrebbe Agro Control che si trovasse, cioè una mano rischiosa. Senza mana e che ti dà la possibilità di applicare tutto il tuo mana denial, anche se in realtà il mazzo non ne fa tantissimo, non come il Fish dei bei tempi sicuramente. Siamo già a 16, comunque, un minimo ne fa. Siamo già a 16 comunque. Nasconde ancora la landa, che ha senso. Siamo a 14. C'è la siamo a 14, che cosa abbiamo pescato? Non terra. Mana Drain. Il Death Shaman, ricordiamo che fare questi turni, cioè che può anche sbagliare i conti, perché fa danni a fine turno. E può farne anche il turno dopo, quindi sono come 4 danni in tavola spesso e volentieri. Vediamo la situazione. Altro dei tre shaman. Giusto. Quindi, Robby, secondo te è giusto giocare secondo le tre shaman? Vuol dire, se lui avesse in mano Pyroclasm. Qua però Ciba che sta pagando un pochettino una partenza troppo aggressiva. Ah no, abbiamo terra. Adesso la terra. Comunque è vero, io avrei tenuto quella race perché era una race da 4. Forse qua è un po' esagerato. Abbiamo terra, però Ciba che non sa che una arriva in arrivo una strip mine. Sì. È quella che adesso vanifica un po'. Anche perché non abbiamo il secondo mana nero per attivare il secondo del fresh shaman, anche se fa concede. Concede. Anche perché non aveva né Pyroclasm né Landa ed era morto il turno dopo. Sì, mi sembra una scelta giusta. La cosa interessante sarebbe sapere se Cibac ha da sideare inside delle Dures e se le ha messe. Ha mono Toxis forse, ma non lo mette. Non Dures. Forse ha una Dures. Angelo aveva messo un Toxis, ma ha uno slot 1x. Ti dico anche a cosa serve quell'1x in realtà, è perché contro mazzi Storm è bello avere 4 Force e una Dures o un Toxis. Aumenti la probabilità da un 40% a un 50% circa, che ti cambia la giornata. Chiaro. Intanto fa vedere il Tinker che è di una bruttezza inenarrabile in questa. Credo sarà la carta risolutiva di questa finale. Boh, vediamo. Secondo me ci sono tante carte che fanno male. Mi sento questo Tinker. Ti senti questo Tinker? Il Tinker. Non, io dirigo Scaglia Pensiero invece, come se piovessero proprio. Scaglia Pensiero come se piovessero. Lo Stony Silence non c'è, quindi non possiamo vedere il mazzo morire da Stony Silence. No, perché certo. Ricordiamolo, una volta si giocava nulla di più copie di adesso gli Agro Control sono diventati più spoilerati, più diciamo orientati a fare un gioco più aggressivo con più bombe, meno orientato su Denial. Però per esempio se ci fosse un Nurlod qua contro questo mazzo sarebbe devastante. Sì, è la migliore. Adesso ho detto Stony Silence perché Stony Silence è davvero
la togli solo con repeal in questo solo mazzo. Con repeal. Cioè, è incredibile. Anche col sì. side, dico. Solo, sì, sì, perché sì. vabbè, la spot... Perché di side non abbiamo. Non ci sono risposte. Il mazzo è blu, nero, rosso. Ma come l'hai montato? Insomma, ci sta a morire da una carta che nessuno gioca. Vabbè, ormai nulla di allora, vediamo subito. Poi il mazzo a volte è talmente. Vediamo la mano di Shibak. Vediamo questo Tinker se sarà davvero risolutivo. Vediamo. Allora, vediamo la Force. Non vedo una grossa mano, eh. No, vedo poche terre, tra l'altro, vedo sempre. Secondo me mal. No, vediamo, non riesco a capire la mano esattamente. Body language potrebbe variare, però fa segno che tiene. No, tiene. Segno che tiene. Forse c'è una Mox. Invece tocchi Malliga. Tocchi Malliga. Non vediamo bene la mano. Intanto c'è il delirio, noi lo ignoriamo come si fa. Vai, tocchi se. Lui ci risponde al telefono e dico Ago che nomina tocchi. Non è una landa, ciccio. Questa potrebbe essere un'altra delle mani che Shibak, diciamo così, con un po' più troppo carattere a volte decide di tenere, perché qua uno slando mi sa che ci manda sulla luna. Non mi sembra infatti una bella mano, perché a volte ci sono delle mani. Intanto Massimo non gli dice cosa fare, ma dice di mostrargli la mano. Vediamo una Scalding Tarn, una Flasterson, quindi Force, c'è Pyroclasm, ecco perché sta tenendo un Jace, uno Sky a pensiero, e poi l'ultima carta che è quella che non vediamo, non la vedremo mai. È un Mental Mist, penso. No, sì, penso sia un Mox. Forse è un Mox. Mox, è una brutta mano. Sì, questo mazzo è molto forte molto quando brutto. È attivo, in senso quando inizia a pescare. Allora, adesso vediamo la mano di Tocchi, perché se Tocchi vede una vasta, una strip, insomma, diventa difficile arginare questo G3, diventa una remata, per così dire. Assolutamente. Già la mano di Tocchi è molto più. Non è Stony Silence, ma è una carta abbastanza simile intanto. Anche perché avendo una mano passiva. Allora, partiamo con terra. Non Mox. Proponiamo un gioco senza proporre nulla. Toxis. Eccolo qua il Toxis. Questo è forte, eh? È forte perché è una carta, come dicevo, in primo turno, in più ti dà anche. Ti fa capire cosa l'altro ha in mente, insomma. Sì. Se in questo caso la mano di Ciba, che era una mano che puntava molto sul Pyroclasm. Tu gli guardi e poi decidi. E poi vediamo cosa succede, anche perché. Vediamo perché c'è una forza. Comunque, certo, picciare la forza di primo turno è un po' tosta. Sì, qua è una scelta. Le carte pesante, si decidono comunque. Tra carte che comunque si forzano e carte blu, no. È un Mox blu. Sì, non c'è. È altro. Un Mox blu quello che Mox non vedevamo. Ah, un Flaster. Flaster, giusto, ho giocato bene perché è inutile. Assolutamente non devo nessuno in mano in questo momento. E top deck Landa, qua siamo buona. Fortunati. Qua siamo fortunati top deckando Landa e comunque passiamo perché. Non può fare Scaglia Pensiero per un mana. Io farei subito Branza senza mostrare. No, vabbè, ci sta, ha già tutto quello. Andiamo su un Ponder. Ponder. Andiamo a vedere un a cercare qualcosa un di forte. Una ha trovato bene in realtà, non ha trovato forte, male. Liliana è forte. Liliana. Anche lo Snapcaster che richiama Toxis non è così brutta. No, in effetti è molto forte anche quello. Però lo mette per ultima. E peschiamo un mister. Subito una mano molto forte, perché abbiamo anche Brainstorm. Una mano molto forte. Qua la decisione sta. Top deck il terzo, la terza onda, la seconda onda di fila. Nel capire se Tocchi può imporre il suo gioco prima di quello di Shibak. Ma in effetti il tempo glielo sta dando Shibak. Quindi potrebbe farcela. Non è forte quando gira così. Shibak è una mano legnosa. Sembra che se avesse top deckato una landa diventava forte perché iniziava a fare gli scaglia pensiero. No, più che altro faceva Jace. Sì, era. Oppure anche Jace. Cioè. Era una mano on the draw di mana. Anche perché mi sembra affamata. Che Tocchi in quel momento non avesse protezioni. Invece adesso probabilmente qualcosa ha trovato. Vediamo un po'. Scopriamolo. Vediamo un po'. Tra l'altro ha fatto una brezza ma a fine turno, adesso sta sfecciando e quindi vedrà. Praticamente potrebbe avere in mano tre carte nuove. Sì. Si può qual essere è la carta che si è pescato? Il Snapcaster o la Liliana dopo? Io ho visto il Mental Mist sicuro, la Liliana. Però poi ha fatto no, lo snap. Ah, abbiamo anche un ancestro. Ah, c'è anche un ancestro e anche una folla. Mamma mia, più la guardiamo con la mano più diventa mamma forte. Mamma mia, Tocchi vuole giocare da, aia, per, da combo. Ragazzi, per la prima volta vedo Cibank sfavorito. Sì, in questo momento decisamente sfavorito. Attenzione, qua abbiamo un ancestro. Qua dobbiamo forzare. Cosa dobbiamo si forzare? Fa? No, lo facciamo passare. Cibank è un attimo stanco pure. No, ci ripensa e lo forza. Qui ecco, va ributtata la Force. Picciando Mental Mist, ragazzi. Sì. Bravo. Perché così dopo puoi rifare Snapcast. Molto aggressivo, ma giusto. Tocchi vede che in sostanziale parità al match, però sa che l'avversario ha più bombe da pescare di lui, quindi vuole
brutte pescate, abbiamo pescato due terre e un mox, quindi sì, non è granché. Però il prossimo turno può rifare ancestral. Però il prossimo turno possiamo fare lineare. È il momento in cui deve topdeccare il buon Cibac, se no sì, Cibac, ci dà distanza. Invece no, non ha pescato bene, ragazzi. Quel keep l'ha un po' tradito. Sì, l'ha penalizzato. Ha visto male in un momento importante. Aia, doppio Snapcaster. Doppio Snapcaster e una Liliana. Qua può fare veramente un sacco di cose forti. Subito Liliana. In realtà Cibac è contento quasi dalla Liliana, perché Snapcaster momento... sì, perché è una carta che non aggredisce subito le sue risorse, gli fa scattare una carta a turno, ma tanto alcune carte molto overcosted, quindi sì, non è troppo anche un problema. Perché se adesso dovesse ha fatto Jace. Io l'avrei scartato piuttosto lo scagliapensiero, perché facevo la sfida Jace contro Liliana. Invece di solito Jace vince. Abbiamo trovato una terra. Adesso costa già di meno lo scagliapensiero. Attenzione, attenzione. Il problema è che questo mazzo, quando fa scagliapensiero, inizia a farne tanti. Parte, diciamo. Abbiamo visto un Duck Fader, forse. È arrivata. Vediamo Mox, vediamo Black Lotus. E Black Lotus e terra, mi sembra. Ragazzi, quella scarto di Jace potrebbe costare la partita al buon Cibac. Sì, gli potrebbe costare la partita, in effetti. Perché qua Jace faceva la differenza. Uno faceva Jace, brainstorm subito. Ah, ce n'aveva ce un altro, grandissimo. Ne aveva un altro. Colpo di scena. Non può far nulla. Allora aveva senso scartarlo. Dai. Aveva senso, sì, aveva senso, anche se. Bella partita sta diventando. Si guarda la sua prima. No, brainstorm, bravo, giusto. Fare brainstorm perché comunque il gap c'è e deve recuperarlo. Siamo partiti anche di qua. Siamo partiti, diventa una bella partita. Bella partita. Un ottimo G3 per questa finale. Bella, veramente bella. Finiamo una bella partita. In bellezza. Finiamo in bellezza. Adesso qua vedremo se Tocchi sceglierà di usare lo Snapcaster a vuoto per indebolire da subito Jace. Probabilmente sì, lo farei. Probabilmente sì. Lo farei perché gli diamo solo un turno in questo modo. Guardate la classe di non Cibac. Non lo fa. Cosa ha fatto Cibac? Si è lasciato in cima, cioè si aspetta lo scartino. Si vede che vabbè, Liliana la conosce, eh. Io conosco la Liliana, quella che faceva a 5. Quella lì la conosci bene. Togliamo Seta del Sinodo e togliamo togliamo Serenity. Facciamola vedere perché non la conosce nessuno questa carta, eh. Una carta di altri tempi, diciamo 2006 White Winnie impazzava per vincere il match contro Stacker. Che cosa fa questa carta? Che cosa fa? La giochi, non fa niente. Poi il tuo prossimo mantenimento spacchi tutti gli artefatti e gli incantesimi e non possono essere rigenerati, perché sai, se non ci fosse mai qualcuno che vuole rigenerare tutti gli artefatti. Io non l'ho mai visto risolvere una partita quella carta. È sempre arrivato un turno dopo. Io un paio di volte ci ho vinto, ma è vero che due ragazzi, adesso i guai sono grossi. È troppo. Ma chi è che aveva detto che la carta risolutiva era Tinker? Chi è che aveva detto Scaglia Pensiero? Un attimo, Scaglia Pensiero non è ancora finita. Scaglia Pensiero si sta imponendo. Non è finita. Scaglia Pensiero vuol dire io sono la carta PD del Nido match. Sul Nido che fa anche affinità, ragazzi. Aia. Questi Scaglia Pensiero siamo già al terzo. Sta facendo entrare tutto Tocchi, perché come non ha resistenza in questo momento. Mi ricordo tante storie d'amore iniziate così. Adesso le cose si fanno veramente dure, perché il vantaggio carte continua a aumentare uno dietro l'altro, come Dig Through Time. Ragazzi, Mago. E questo momento farà spedire spesso per cercare di arginare Ancestral, non ho visto cosa. Sì, ecco. Qui si fronteggiano due motori di pesca forti. Ha pescato una carta fortissima, però, ragazzi, demoniaco. Che può chiamare Walk, che vuol dire Jace muori. E tra l'altro può veramente far cose sporche quel Walk, perché può fare Snapcaster, attacco, muore Jace, Fecciano. Walk, poi Snapcaster su Walk, mamma mia. Partita apertissima, vi posso garantire questo. Sì. Una bella partita. Incombe come al solito lo spettro della Yarmouth, la gioca Yarmouth Cibac, no? Sì, è la carta veramente esagerata. Cibac ha tante carte in mano, ma non ha più mana. Però sai che se dovesse fare il secondo Snapcaster su Walk sarebbe una giocata brutta, perché ha già visto, no, non l'ha visto in realtà il Pyroclasm, perché gliel'ha forzato. C'è quel Pyroclasm che lo sta attendendo praticamente. C'è un Pyroclasm che lo attende al varco e potrebbe di nuovo azzerare il board e ribaltare la situazione. Potrebbe in effetti ribaltare la situazione. Adesso demoniaco va a prendere Walk. Secondo me è Walk o
Potrebbe essere anche il momento del Notion Thief. Oppure il Notion Thief a tradimento. Attenzione, è vero. Potrebbe pensarci. Vediamo a cosa pensa. Vediamo a cosa pensa. Non l'ha già scelta. Purtroppo non l'abbiamo vista. Non l'abbiamo vista e questo crea molta più suspense. Sì, sì. Una Notion bella Thief. Finale comunque, ragazzi. Una bella finale no. Vintage. Abbiamo... Walk. Siamo a Walk. Sì, è stato troppo veloce, non ha avuto il colpo. È Walk. Sì, è Walk. Però ragazzi, sta giocando anche bene. Ragazzi, sono le 10... quasi le 10 e stanno giocando tutti e due molto bene. Chibak, come dicevi tu, never surrender. Sì, Chibak sta tenendo duro e sa di aver perso Jace, però grazie al lago su Liliana comunque non perde altre risorse, però perde Jace. E abbiamo una Vendillion, tra l'altro. Siamo alla Vendillion. La Vendillion adesso, è una bella fregatura. Però... tra l'altro ricordiamo questo mazzo con i Tezzeret gioca molte spell source, non gioca molti peschinista, non sì. Gioca Fact, non gioca Gift, quindi... chi è che la gioca più? Ora metterà il massimo di True Time, ragazzi. Non esiste più, massimo di True Time. Vediamo se facciamo, e non facciamo Walk, attenzione, non abbiamo rifatto Walk. Perché adesso tira Vendillion che metterà probabilmente sotto Pyroclasm. In risposta alla pescata. Giustamente. Non so cosa può rispondere, ma... Landa K Blightsteel che non è Tinker, tra l'altro Blightsteel, giusto? Abbiamo visto e Snapcaster. No, sì, mi sembra Snapcaster. Ragazzi, che tensione, cioè siamo qua noi a guardare, ci siamo tutti avvicinati allo schermo. Pyroclasm gli dice magari quello potresti anche metterlo via, dai. E lui ripesca. Vorrebbe tagliare Tocchi Mano. Non può. Era il momento di finire la partita. Pescamo un vampirico. Pesca un vampirico. Non male, sapete la differenza tra i due mazzi? È che quando il Tezcast risolve a volte una spell, chiude la partita. Questa è atroce perché sono in partita. Ha fatto tante cose belle, tocchi, ma potrebbe da un momento passare agli Agmoth. GG. Passano agli Agmoth e via. Sì. Comunque Ciba che è ancora a 16, nonostante il Time Walk in comba. E... sì. Se riuscisse a togliere il lago potrebbe certo, però, anche certo, attenzione però abbiamo 5, K. 7, 14 abbiamo parecchi danni a terra se fa un po' però lui è mental misstep. Sì, è mental misstep. Grande giocata di Chibak. Che cosa ha fatto Chibak? Ha fatto prima il vampirico e poi giocherà la K perché potrebbe fregarsi, diciamo. Sì, tra l'altro è interessante capire se tocchi adesso se lui è fa una bella scelta, potrebbe pensare che lui sta per prendere Ancestral per riprendere gas e lasciar passare il vampirico, però sarebbe un errore perché dal momento in cui pensi sul vampirico vuol dire che probabilmente hai un mental misstep e quindi stai già dando un tell. A quel punto l'avversario sì. Può non prendere più una spella 1 con Ancestral, però è l'ultima carta secondo me da prendere, cioè no, con la lucidità da prendere, no, però esattamente hai fatto bene a dire questa cosa, però tanto abbiamo un mago quindi quel vampirico a un certo punto passerà. Dipende, perché l'altro c'è anche lui lo Snapcaster, proprio mago contro mago. In effetti, sì. Ed entra la K qui, io guarderei subito. Bisogna vedere intanto se entra, perché Mister potrebbe essere fatto anche su sì, K. Sì. Certo, a quel punto non ha più risorse, però... ah, no. Invece entra. Quindi in al mantenimento tira il suo Snapcaster. Snapcaster qui è fortissimo perché può bloccare... lo Snapcaster, quindi bloccare anche la race dell'altro e può fare un sacco di cose, può andare a prendersi per esempio lo stesso vampirico, può andare a giocare così, non è facile qui. Io fossi in tocchi farei Snapcaster e pago force pagata 5. Tra l'altro ricordiamo vampirico. C'è ancora Liliana a terra, potrebbe anche voler togliere Liliana, no, però è meglio facciamo parare, vampirico e rispondiamo con uno snap su Mister. Sì, penso di sì a questo punto. Poteva anche fare quella giocata di giocare Snapcaster e pagare Force 5, che era utile per togliere il bloccante. Però comunque adesso io ti dico una cosa. Tocchi ancora deve acquisire, quindi va bene, può pescare l'inverosimile. La Force proprio. E salvarsi. Però il problema è che qua lui ha finito le risorse mentre l'altro c'è una K in gioco. Sì. E ripeto, in gioco questo può ci sono carte che può avere, sono e sta ancora problema. A 16 tra l'altro. È un grosso problema. Ci adesso sono... scenderemo a 11. Aia, tutti i Tezzeret so del mazzo. Pescando. Scambiamo. C'è Tinker che ricordiamo Liliana è bloccata da Ago, quindi certo, un Tinker potrebbe essere letale. Non so cosa... Se blocchiamo Mago... gli ha detto di risolvere, cioè mago è entrato e che cosa targhetta? Che cosa abbiamo pescato? Non so cosa ha pescato, perché non servirebbe a niente forse. Tira misstep, pagando le vite. E perché ci siamo fatti
Un attimo di suspense. Perché abbiamo pescato con K? Cosa abbiamo? Cosa ha pescato? Non lo so. Non ce la fa vedere. Ce la tiene misteriosamente nascosta. E adesso abbiamo due bitanti. Blocca ovviamente perché blocca. Ripeto. Giusto. Sono danni prevenuti alla lunga. A 13. E comunque bloccare Liliana. No, non rompe. Non cioè, ci... rompe lo schermo. Non ci interessa visto che comunque. Subito K, vediamo cosa largo. Esce. Oh. Adesso vediamo tre carte. Vediamo Force. Force. Sorring e terra, se sbaglio. Ah, la chiave e qualcos'altro che non conosciamo. Chiave. Match super in bilico in questo momento. Sì, perché con la K cambia tante adesso cose. Adesso abbiamo una race di 5 comunque. Anche se è un mazzo che rispetto diciamo al Miracle di Legacy non gioca molto. Abbiamo 3 turni, ricordiamo sì, che in questo momento abbiamo 3 turni. Abbiamo 3 turni, qua abbiamo Blightsteel e chiave. E la seconda non riesco a capire cosa sia. Ah, Tezzeret. È Tezzeret? Sì, Tezzeret. Tezzeret. Quindi giochiamo. Ah, non era chiave, quindi era un Mox. Mox e chiave. Tocchi pesca. Cosa ha pescato Tocchi? Ragazzi, siamo qua intesissimi. Qua continuiamo a muoversi. Ah, ad esempio, una pescata di Notion Thief anche sarebbe letale di nuovo. Perché sì. Con K. E infatti è arrivato proprio Notion Thief. Mi sembra di sì, ragazzi. È il momento di Notion Thief? Ed è il momento, forse. Il momento che tutti aspettavamo. Notion Thief potrebbe è gravissimo no. Perché in più lo uccidi. C'è l'altro tappa la K trovando la risposta. Mamma mia. Ed è letale perché c'ha 4-1. Letalissima. Ah, c'è un demonico. Demonico? Demoniaco adesso, demoniaco. Yagmoth, ragazzi, Yagmoth. Sì, sì, Giacomina. Vediamo che ha in mano lui. No, beh, c'è una fetch. E Notion Thief. E gli neutralizza il Notion. No, però non glielo neutralizza. Mamma mia, ragazzi, che. Il Notion Thief ha fatto il suo ingresso. A fine turno sulla K. Però con K pesca. No, però così gliela fa forse pagata. Attenzione. Che errore, palo. No, non è stato secondo me un errore quello di è un errore perché adesso Cibac ha via libera per fare qualsiasi cosa. Ma Cibac ha fatto una signora mossa, ragazzi. Non so come ha fatto a capirlo del Notion Thief. Adesso penseranno che gliel'abbiamo suggerito. Non è possibile. L'altro però ha pescato una forza che può pagare. Però può sì. Ancora pagare. Ha pescato forza. Demoniaco a questo punto. Una volta diciamo che con le carte Storm onnipresenti, Desire e Tendril sarebbe un problema lasciare entrare Demoniaco magari. Però qua probabilmente uno Demoniaco dice perché non abbiamo quello forzato? Che prende. Ah ragazzi, vi spiego cosa è successo. Gliela mostra. La tira, ma lui c'ha force pagata. Mamma che partita ragazzi, che questo partitone, diciamolo, vintage puro. Questo è il vintage, dobbiamo dirlo. This ragazzi is vintage. Altra gente che dice che il vintage è di primo Tinker muori. Sì, l'abbiamo viste tante partite così, una sola, un solo game. E Yagmoth. Yagmoth Sweet. Force pagata. Questo è non Treasure Cruise, ragazzi. E invece abbiamo solo qua. Un altro turno. E gli stringe la mano. Perché vi spiego cosa è successo, ragazzi, perché anch'io no, ha concesso Cibac, ma era ancora in partita. Non era ancora morto. Era vivo, poteva fare tappo cap. Non no, non aveva il mana, niente. Diciamo una cosa, Cibac. Mamma mia. Ha fatto una cazzata, sì. Sì. Ha fatto una cazzata perché la prima dovrebbe essere Time Walk. Facciamo Time Walk e poi trovava Pyroblast con cui si salvava. Sì. Esatto, ha fatto un errore Cibac. A meno che la prima non fosse Mana Drain. Diciamo cosa è successo. Allora, Cibac nel suo turno ha guardato a fine turno, ha trovato Demoniaco. Troppo. Ha fatto tappo K, si è beccato il Notion Thief e ha dovuto fare force pagata. Facendo force pagata, però non ha più potuto utilizzare il Demoniaco. Sì, a quel punto ha topdeccato Tocchi Force Quill, ha attaccato mandandolo a 3 perché c'era Vanillion più Snackcaster. E Cibac ha fatto il suo Demoniaco che è passato. Ha fatto la sua Yagmoth e Tocchi ha fatto force pagata. Forse dei denti a quel punto. Diciamo timing perfetto di Tocchi che top decka al punto giusto il counter. Ma bella partita, ragazzi. Bella partita. Peccato per l'errore di Cibac alla fine, che risolvendo prima Time Walk e poi Yagmoth avrebbe probabilmente potuto vincere. No, diciamo proprio notevole. Una cosa. Cibac era il primo torneo vintage e qua vi facciamo vedere veramente che l'esperienza conta. Per fortuna, anzi, direi. Perché se un formato non premia chi gioca meglio, insomma... Non è che ha concesso è morto, ragazzi, non è che era 3, ti attaccano con 5 danni, muori. Cibac, spero che gli dia la mano, si è un po' dispettito. È un pochino arrabbiato. Come se avesse perso i premi della IMT. Massimo ha detto ti disriconosco come padre. Sì, sì, sì.
diseredato. Bellissima partita, ragazzi. E vediamo anche un po' di stanchezza in questo momento. Che sono, sì, ragazzi, chiaramente, visto che penso che abbiano giocato entrambi. No, Tocchi no, in realtà Tocchi ha giocato solo oggi. È arrivato questa mattina, ma perché ieri era a un torneo, a un GP di un altro gioco che non vogliamo nemmeno nominare. No, non esiste quel e gioco. E quindi non ha presenziato ieri, che tra l'altro avrebbe potuto fare una prestazione di livello anche in Legacy. Peccato, però oggi direi che adesso ha fatto il suo. Io prendo l'occasione per tirare le somme. Bellissime tre giornate, posto bellissimo. Io voglio veramente ringraziare veramente, sì, location veramente spaziale, veramente, veramente una bella location, una grande organizzazione. Grandi tirando premi. Le somme, direi che è stato una bellissima tre giorni di torneo. Per tanti versi non ho assolutamente rimpianto altri tornei, insomma, anche più grandi, perché devo dire che qua ci siamo trovati benissimo. Anche i giocatori so che si sono trovati veramente alla grande, perché un staff arbitrale nutrito, una location spaziale, uno spazio dedicato. Ma poi i premi, parliamo anche dei premi. Premi veramente, un applauso all'organizzazione, ma voglio fare, perché davvero 206 persone hanno messo in premio 42 all'end. Sì, sì. Veramente hanno messo quasi sempre un premio superiore al prize pool che hanno sviluppato con le iscrizioni, quindi questo c'è da sottolinearlo. Grande sforzo, speriamo che venga ripagato gli anni prossimi, perché comunque se lo meritano. Sì. La location è meravigliosa. E che dire, grazie a tutti per averci seguito. E è stato tutto bellissimo, davvero. A questo punto facciamo un bel saluto a tutti. Ci ritroveremo su MTGQ, su altri portali per commentare quello che è successo in questi giorni. E buonanotte a tutti. Buonanotte a tutti, grazie mille. Buonanotte, grazie anche, ragazzi, a Lucio Swill, a tutti i commentatori, ragazzi, che ci hanno seguito. Grazie mille, complimenti per il lavoro che avete fatto. Grazie. Bellissimo streaming. Allora, a presto, ragazzi. Ciao.